secondo giorno conclusivo di questo seminario, lei ha detto che bisogna accelerare anche sulla legge olimpica, ci sono delle novità però poi da ieri sera, no? Beh, ieri sera è stato un importante emendamento che contribuisce a dare un po' di risorse per realizzare opere pubbliche che diciamo sono collegate alle Olimpiadi, ma che sono opere pubbliche che comunque avrebbero dovuto essere realizzate, collegate nel senso che tramite le Olimpiadi speriamo di accelerarle, ma che comunque erano dovute al territorio. Quello di ieri è sicuramente un passo avanti. Per quanto riguarda il discorso del seminario, credo che sia stato molto interessante, ho approfondito tutti i temi, sono emersi un sacco di elementi che hanno spiegato e giustificato il grande significato di questi giochi. Per quanto riguarda invece il miliardo per le infrastrutture, ecco, i finanziamenti? Sì, ho detto che è un passo avanti importante perché è un mezzo attraverso il quale realizzeremo opere pubbliche che erano già previste, già dovute al territorio, che tramite le Olimpiadi forse riusciremo ad accelerare. Sono arrivati spunti particolari dagli interlocutori? Com'è? Spunti particolari dagli interlocutori? Ma erano spunti che conoscevamo, ma sicuramente interessanti. Sulla legge olimpica è soddisfatto dalla risposta di Spadafora? Sì, soddisfatto perché ha dichiarato in maniera esplicita che sta per concludere il lavoro. Adesso vedremo in che modo lo porterà avanti da un punto di vista tecnico, se con un decreto legge, non lo so, però farà come collegato al bilancio, alla legge finanziaria, non lo so, vedremo, però l'impegno vuole dire che da parte sua c'è. È stato promesso per l'approvazione della legge entro fine anno, secondo lei è ancora possibile o no? Se lo mette come collegato alla finanziaria, sì, se no non sono sicuro andare. Oggi la grande avventura si è cominciata, abbiamo nominato l'amministratore delegato, abbiamo costituito la fondazione, abbiamo concluso questi lavori importanti, il nostro, lo diceva adesso il presidente Madagor, lo ripeto, il nostro team è assolutamente coeso, è assolutamente voglioso di affrontare questa sfida con grande determinazione, con grande coesione, siamo assolutamente convinti che potremo ottenere un grande risultato e crediamo anche che questo convegno sia stato molto utile per chiarire, approfondire, studiare e meglio conoscere l'avventura che ci aspetta. Grazie.